esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti aiuterà quando ti alleni. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Prossimo esercizio. Sumo squat pulsato ad una gamba. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali con tocco alle caviglie. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Prossimo esercizio. Rotazione con pugno alto. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank con scalata. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. Prossimo esercizio. Tocco delle spalle in plank. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Sumo squat. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Prossimo esercizio. Sumo squat pulsato ad una gamba. Pronti? Via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Affondi laterali con tocco alle caviglie. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa.
Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. Prossimo esercizio, rotazione con pugno alto. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank con scalata. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. Prossimo esercizio. Tocco delle spalle in plank. Pronti? Via! Se non ce la fai, poggia le ginocchia al pavimento. Non sollevare o abbassare il bacino. Testa, spalle e fianchi devono essere sulla stessa linea. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Crunch laterale completo. 5, 4, 3, 2, 1. Pronti? Via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank laterale più sollevamento bacino. 5, 4, 3, 2, 1, pronti? Via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non guardare il pavimento, fissa un punto avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Stabilizzazione e rinforzo per tronco e paravertebrali. Pronti? Via! Non inarcare la schiena, tienila sempre in linea con spalle e glutei. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non ruotare lateralmente il bacino quando sollevi la gamba o diminuirà l'efficacia dell'esercizio.
prossimo esercizio, allungamento schiena. Pronti? Via! Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, caduta controllata delle gambe. Pronti? Via! Se non ce la fai, muovi una gamba per volta. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni gli addominali sempre contratti per riuscirci. Nella fase di discesa il movimento deve essere lento e controllato. Prossimo esercizio, crunch inverso. Pronti? Via! Se non ce la fai, tieni le gambe già sollevate ed effettua solo la rotazione del bacino. Controlla il movimento per evitare problemi alla schiena. Prossimo esercizio, allungamento lombare. Pronti? Via! 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sit up più contrazione. Pronti? Via! Se non ce la fai, tieni le gambe piegate con i piedi a terra. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare il collo, per riuscirci guarda un punto fisso avanti a te. Prossimo esercizio, crunch completo. Pronti? Via! Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Prossimo esercizio, allungamento lombare. Pronti? Via! Attenzione, non sollevare la zona lombare durante tutta la sequenza. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, stretching bicipiti femorali. Pronti? Via! Fai attenzione a non piegare le gambe durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop!